Iscriviti sul nostro canale YouTube e attiva le notifiche. Seguici su Facebook e Instagram. Ragazzi, benvenuti a Boost Your Driver! Ragazzi, per la quarta puntata oggi abbiamo un driver giusto per voi. Il Rotational Driver. Bene ragazzi, che cos'è il Rotational Driver? È la rotazione maggiore delle spalle e dei fianchi nel backswing. Ok, allora iniziamo a partire con posizione della palla classica, ok, quindi tiro leggermente più alto, grip normale vostro, vi dovete mettere come setup con le spalle, col busto più inclinato di 45 gradi, ok, e nel backswing dovete sentire una posizione un po' più flat, un po' più bassa, un po' più intorno al corpo del bastone, ok? Quindi questo è il modo per fare un rotational driver. Soprattutto cosa bisogna fare nel rotational driver? Bisogna ruotare le spalle almeno a 90 gradi, sì, ma bisogna resistere con i fianchi, con la parte bassa, bisogna fare il K-factor, come si dice. Quindi diciamo che l'ideale sarebbe 35-40 gradi rotazione dei fianchi, 90 gradi delle spalle. Ma c'è un esercizio per ruotare di più le spalle? Certo che c'è un esercizio. Allora, mettete la vostra mano sinistra, il pollice attaccato allo sterno, vi mettete in posizione e ruotate il gomito. Il gomito deve andare a destra, così facendo le spalle sono girate. Se non ruoto le spalle e porto il gomito avanti, vedete che il gomito è di fronte a voi, quindi le spalle non sono girate. Assolutamente. Ovviamente ci saranno giocatori che riusciranno a ruotare le spalle anche 110 gradi e giocatori che faranno fatica, ma solo il modo di provarci, ok, vi fa sicuramente ruotare di più le spalle. Assolutamente. È importante con il rotational driver migliorare il K-factor. K-factor è la relazione di rotazione tra le spalle e i fianchi, quindi quella relazione deve essere molto alta. Quindi, esatto, come diceva Ale, giustissimo resistere qua e cercare di ruotare, esatto, il massimo. È una molla. La molla si carica e poi si lascia andare e la palla va più lontana. Ma per i piedi devo fare qualcosa di speciale? No, i piedi bisogna tenere il piede sinistro aperto di 45 gradi, ok, il piede destro dritto. Perfetto. Così che factor resiste, perché il piede destro è dritto, e in avanti slancio, proprio scarico i fianchi e la palla vola più lontana. Quindi ragazzi, siete anche voi dei rotational drivers? Cioè quanti su quanti? Rory McIlroy, Rory McIlroy ruota, Tiger Woods quanto ruota le spalle? No, vabbè. Quindi se avete questa voglia di ruotare, questa possibilità di ruotare, di creare comunque uno swing bello, bello tosto, il rotational driver, esatto. Quindi ragazzi, scrivete i vostri commenti qua sotto per un Boost Your Driver perfetto!